già in tanti che sei dolce romantica, cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui canto per te. Sì, e questo è l'appuntamento con Romagna Romantica, sì, e questo è l'appuntamento con Fiorella Casadei. E allora, sono le 12.30 del sabato ed arrivo in casa vostra con grande gioia, sapendo che siete lì ad aspettarmi. Ovviamente vi ricordo, anche se lo sapete, che la puntata nuova è il sabato alle 12.30, mentre la replica va in onda la domenica, sì, alla domenica alle ore 21. Detto questo, vi voglio mandare un grossissimo bacio. Venite, vicini, io non mi posso allontanare da qui, ma spero che voi siate venuti vicino al televisore, è arrivato, bene. E vi auguro un buon divertimento in nostra compagnia. Inoltre vi voglio anche dire che questa è una puntata davvero elettrizzante, sì, piena di carica. Perché, direte voi? Beh, vi dico solo che ci sono ben tre polche, anzi due polche, una mazurka e un brano mio. E allora, ragazzi, oggi si va alla grande, sì. Bene, iniziamo con i segni dello zodiaco. Sapete che i primi tre sono ormai da tempo, e comunque non dico niente di diverso dal solito: Ariete, Toro e Gemelli. Ho sempre cominciato in questo modo, magari come facevo, ho fatto altre volte. Posso anche cominciare dall'ultimo, e lo farò. Ariete, non mancheranno intense passioni e romantiche armonie per le coppie, per i single, numerose occasioni per conoscere, fare nuove amicizie e chissà, magari anche incontrare l'anima gemella, grandi soddisfazioni anche nel lavoro. La salute è ottima. Toro, grazie alle stelle, rapporti si intensificano e diventano più passionali. L'Eros a fine settimana arriverà ai massimi livelli. Nel lavoro invece c'è un momento di confusione perché Saturno porta un po' di nervosismo. La forma fisica e la salute è buona. Gemelli, Venere farà conciliare anche le coppie più irrequiete per una settimana sicuramente indimenticabile. E vai! Anche per i single, periodo di sorprese, colpi di fulmine. Nel lavoro avrete modo di realizzare i vostri sogni professionali. Salute grintosa ed energica, energica come questa puntata, perché il primo brano viene proposto dalla Storia di Romani ed è intitolato Suocera, una mazurka. Poi c'è una polka con David Pacini dal titolo 250 Mercedes. Poi c'è una mia canzone che non anticipo perché vuole essere una sorpresa. E in chiusura una polka 2000 con Marco Tagliavini. Meglio di così non si può. Allora vado subito con le dediche, ne ho alcune e devo anche andare in velocità per riuscire a stare nei tempi dovuti. Allora, 43 anni di matrimonio per i coniugi Ezio e Rosanna Lombardini di Sant'Arcangelo. Ciao amici, auguri di ogni bene, auguri di fortuna, auguri per tanta salute insieme. L'augurio è che voi possiate raggiungere il traguardo delle nozze d'oro, che sono ben 50 anni di matrimonio, e voi proseguire all'infinito. Questi auguri dal profondo del cuore, con tanto tanto bene, dal figlio Danilo, dalla nuora Miriam e dai vostri carissimi nipoti, che sono Chiara e Diego, che vi mandano tanti saluti, tanti auguri e tanti bacini. Auguri veramente sinceri da tutti i parenti lontani e vicini. A sto punto Ezio e Rosanna è di rigore darsi un bacetto. Bacio, bacio, bacio. E intanto noi balliamo con questa mazurka dal titolo Suocera. Bacio. Thank you.
Allora, regia, non scrivetemi sulla scaletta mazurka quando è una polca. Annaccia. Allora, prima di andare avanti, vi leggo il programma dell'Odeon Club Sant'Arcangelo di Romagna. Allora, domenica 22 di pomeriggio Luciano e Diana, martedì 24 sera Luciano e Diana, ma andiamo avanti con le date, ve le leggo e ve le anticipo tutte fino alla fine del mese. Giovedì 26 Frank David, domenica 29 Robby e Lisa e martedì 31 ottobre Paco Maja. Questo è il programma dell'Odeon Club a Sant'Arcangelo di Romagna. Il nostro programma invece è diverso, perché abbiamo cominciato ora correttamente con una polca e proseguiremo con un'altra polca dal titolo 250 Mercedes in compagnia del nostro caro amico David Pacini. E allora, Cancro, settimana all'insegna dell'eros e della passione, vai. Le coppie vivranno travolgenti emozioni, mentre i single sapranno conquistare chiunque con il loro romanticismo. Periodo molto favorevole anche per il lavoro, la salute va alla grande, meglio di così non potrebbe andare, Leone. La settimana regala forti e intense emozioni che però saranno caratterizzate dall'incertezza e dall'insicurezza. Per il lavoro il periodo è giusto per iniziare a realizzare progetti nel cassetto, ormai da troppo tempo, stanno lì nel cassetto da tempo, ma adesso tutto quello che pensavate si sta realizzando. La salute è discreta, cercate di non stressarvi troppo. Vergine, in amore ci potrebbero essere momenti di tensione, ma si risolveranno sicuramente in modo positivo. Per i single, lunghi corteggiamenti e sincere emozioni. Lavoro, così, qualche ostacolo presto risolvibile. Attenzione alle prime influenze e raffreddori. Sì, fate attenzione, perché già alcune persone sono a letto con questi momenti di più che altro raffreddamento. Ecco, io non credo influenza, raffreddamento, perché la temperatura mattina è freddo e allora dovresti vestirti in un certo modo. Poi arriva il sole, si scalda la temperatura e quindi ti devi spogliare. Questo andare e venire, insomma, provoca a volte questi raffreddamenti, tosse, eccetera, eccetera. Allora, la polca 250 Mercedes la voglio indirizzare, spedire alla piccola Sophie, che il 15 di ottobre ha spento 4 candeline luccicanti. Sophie, 4 anni, molto bene, auguri cara Sophie e bella Sophie, per un futuro davvero straordinario, che la vita ti possa dare tutto quello che c'è di bello e di buono, salute, felicità, fortuna, allegria, eccetera, eccetera. Mi auguro, l'auguri veramente per un avvenire straordinario. Tutto questo con amore grande e sincero dai genitori Elisabetta e Giacomo, dalle sorelline Evelyn e Sharon, dai nonni Fabio e Lia, e Giovanna e Raimondo, dallo zio Manuel e dallo zio Antonino. E ancora auguri, 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 una strettona forte, baci grandi e tanti dal nonno Ubaldo, che io conosco molto bene, un nonno veramente sprinta, ah sì, lo devo ammettere. Allora, il nonno ti manda tanti auguri, a te Sofia, tanti bacioni, non solo a te ma anche alle tue sorelline Evelyn e Sharon. Poi auguri, caro Sofia, da tutti i parenti vicini e lontani, ma c'è anche il tuo ballerino. Dovete sapere che Sofia ed Evelyn fanno parte di una scuola di ballo che è quella di Marco Casadei, che saluto caramente. Sono anche molto brave, sono belle e brave. E allora, adesso vi invito a ballare questa polca. Magari non c'è il ballerino vicino, ma è lo stesso, ballate col papà e con la mamma. Allora, Sofì, guarda che c'è anche Noah, che è il tuo ballerino, che ti manda tanti bacini e tanti auguri di buon compleanno. E adesso Sofì, Evelyn, tutti gli amici Mazza, tutti voi all'ascolto, beh, partiamo alla grande tutti insieme con questa polca 250 Mercedes David Pacini. Olè! Thank you.
Mamma mia, che grinta! Grande Paolo Paci! Sì, questa è l'orchestra di David Pacini. Non sarete mica stati lì a tavola, buoni fermi lì a tavola con una polca del genere. No, con una polca così bisogna volare, ragazzi, scattare, ballare. E là là! Allora, Ubaldo, hai ballato anche tu? Ubaldo Mazza, dell'omonimo ristorante sulla superstrada di San Marino. Ciao a tutti, amici miei carissimi. Allora, adesso è il momento dello spazio pubblicitario e poi rientreremo in studio, cioè ci rivedremo, per altri brani, per altri segni zodiacali e per altre dediche. A tra poco! Adriano mio carissimo, Adriano Manzin di Torino, ciao. Allora, resta lì davanti al teleschermo perché c'è qualcosa per te, e c'è un compleanno nell'aria, insomma abbiamo capito di chi si tratta, cioè di a chi è, va il compleanno, insomma di chi è. E allora, essendo giovedì, non sapevo se farlo oggi o farlo domenica prossima. Ho scelto oggi, quindi anticipiamo un attimino i tempi. Va bene Adriano, aspettami che arrivo, aspettami. Intanto vado con i segni dello zodiaco, ovvero con l'oroscopo. Aspetta, arrivo, Allora, bilancia, attenzione. Probabili colpi di fulmine e incontri eccitanti potrebbero segnare questa settimana. Nel lavoro il momento è giusto per cercare nuove occupazioni, affrontare colloqui importanti con risultati positivi. Il benessere del vostro fisico è alle stelle, così come la vostra salute. Poi magari Adriano ti festeggio anche domenica prossima, non è un problema, anzi è un grande piacere per me. Scorpione, la sfera sentimentale sarà caratterizzata da molto romanticismo e sarete, anzi saprete, trovare passione ed eros. Settimana priva di difficoltà e insidie, nessun equivoco anche nella sfera lavorativa. La salute è discreta, alti e bassi però, nulla di grave. E allora Sagittario, non lasciatevi andare a inutili rimpianti, settimana piena di dubbi, contrasti, ma anche di passionali ravvicinamenti nel lavoro, programmate gli incontri più importanti, eventuali colloqui e trattative economiche. La salute va bene, però trovate qualche momento libero da dedicare allo sport. Va bene, allora, non sapevo che canzone scegliere per te Adriano, però so bene che Rosa ama rumba italiana. Sì, vado con rumba italiana perché piace a Rosa, ma piace anche a te, caro amico Adriano. E allora auguri, auguri, auguri di ogni bene, caro Adriano. Adesso dove ho perso? Dove ho messo il... Eccoti qua, e beh insomma. Allora, Adriano Manzin ci segue insieme alla moglie, insieme a tanti amici e loro parenti da Torino e di questo vi ringrazio molto, ci seguono su streaming, grazie veramente della preferenza. Allora Adriano, presto sarà il tuo compleanno, una torta ci sarà sicuramente, candeline da spegnere anche, e quindi bisogna riempire bene i polmoni per soffiare sulle candeline. E allora io il brindisi alla tua salute lo faccio in questo momento, cin cin Adriana a te e a tutta la tua famiglia, ma soprattutto a te gli auguri di ogni bene, di tante cose belle, di giornate straordinarie, soprattutto auguri infiniti di tanta salute. In primo luogo dalla tua moglie che ti ama moltissimo ed è Rosa, Rosa ti stringe fortemente e ti dà dal vivo tanti tanti baci insieme a questi auguri di buon compleanno che ti vengono spediti dal profondo del cuore, quindi con amore sincero, dal figlio Davide, dalla moglie di lui Larisa, dai loro figli per te nipoti Gabriele ed Ilaria che saluto caramente, dai cognati Maria e Marcello, ciao amici Actis, e da tutti i nipoti e parenti lontani e vicini. Un augurio grandissimo, gigantesco anche da me, da mia mamma, da Marisa e da tutta la mia famiglia, e questo bacio è per tutti gli amici Manzin e Actis che ci seguono da Torino. Ciao rumba italiana. Purtroppo è questa, ha rubato a più non posso, ha grattato sino all'osso, ma qualcuno pagherà, anche il gatto.
gatto più affamato che ha l'istinto del famelico, vi assicuro che è il più onesto oggi in questa società. Passano di tasse, solo scandali e promesse, ma che servono gli arresti se già stanno a Saint-Tropez? Sono tutti non in vista, con i carichi strategici e fra i tanti della lista manca solo il buon Gesù. Rumba italiana, cantiamo in tanti perché. Ci sta, noi che amiamo le canzoni, siamo tutti un po' filosofi, non fregateci anche il sole, quello no per carità. Si sono presi il dinero. Allora, vi ricordo i nostri sponsor che sono Moda Capelli Maria Pia Rimini, Viale Pascoli 184 di fronte alla Via Praga, specializzata in vari trattamenti per i capelli ovviamente, sia rinforzanti che anticaduta e ristrutturanti. Pasta Fresca Sole a Villa Verucchio, dove trovate tanti tipi di pasta fatti in casa, la cosa più importante che è fatta da Bon Seis Chadur. Pasta Fresca Sole a Villa Verucchio, ristorante Giungla di Castagno Ufogliano. Oggi, domani, andate a castagnare, si dice così perché c'è la raccolta delle castagne, ristorante Giungla dei Castagni a Ufogliano, in provincia di Nuova Feltria, mi raccomando, e poi vi fermate a mangiare al ristorante. Bar Trattoria Sole invece qui a Due Passi, a Santa Aquilina di Rimini, dove si mangia bene e si spende il giusto, ricordatevi, Bar Trattoria Sole, Santa Aquilina di Rimini. Dolores, ti saluto, Marisa Renzi, tanti tanti auguri di buon compleanno a te, con infinito amore, dal marito Tonino, dal figlio Simone e dalla moglie di lui Chiara. Auguri anche da me. Capricorno, avrete la sensazione di essere spremuti come limoni sul lavoro, siete convinti di metterci tante energie, di non andare da nessuna parte, nella vita di coppia non trascurate nulla, salute buona. Acquario, la vita professionale si prevede caotica, con mille cose da fare in poco tempo, ma avendo le idee molto chiare saprete organizzarvi bene, e allora la salute è discreta. Pesci, scusatemi, sul lavoro e nella vita privata si prevedono giornate piuttosto impegnative, cercate di non strafare, di non agitarvi, ma muovetevi con la solita tranquillità e calma che vi contraddistingue. Salute buona, e adesso Polca del 2000 con Marco Tagliavini!
questa è una polca, come si dice in dialetto, cut fan de so per i muri, vero che si dice così? Vabbè, allora un'espressione dialettale romagnola. Bene amici, si conclude qui questa puntata di Romagna Romantica. Prima di ogni altra cosa mando un grosso bacio alla mia mamma, ciao mamma, e a tutti voi i miei più sinceri ringraziamenti per essere stati con Rete 8 Vigiate le Rimini con Fiorella Casadè e soprattutto con Romagna Romantica. Ci si rivede in replica domenica alle ore 21 e per una nuova puntata di Romagna Romantica sabato prossimo 12:30. Vi aspetto a braccia aperte, auguri per giornate davvero straordinarie. Ciao amici! Cara Romagna, hanno scritto già in tanti che sei dolce e romantica. Cara